Pieve di Pelago è la sede del ritiro del Prato. Ne parliamo con il presidente Stefano Commini. Allora, presidente, siamo pronti, finalmente si parte. Siamo sul manto verde. A questo punto le parole stanno a zero, si comincia a giocare. Sì, si inizia a giocare. Manto verde non è quello che vorremmo già vedere, calpestare quello del Lungo Bisenzio, però già è qualcosa. Sì, sono da ieri qui, ho visto anche una partitella ieri pomeriggio, qualche elemento interessante. Ovviamente la preparazione fisica per molti dei giocatori non è top, alcuni sono allenati, altri meno. Francesco sta lavorando bene, il preparatore, il mister, ragazzi, è motivatissimo. Sta cominciando a provare un po' i ruoli, a cambiare nelle partitelle. Insomma, si inizia a vedere qualcosa. Però il mercato non è ancora chiuso, diciamolo ai tifosi, perché insomma la squadra è assemblata bene, dà buone sensazioni, però ancora qualche colpo manca. Assolutamente sì, l'ossatura, il 70% della squadra è fatta. Manca ancora chiudere ovviamente qualcosa avanti, anche se il primo bomber lo abbiamo, vederlo giocare ieri è uno di quelli più in forma. Manca ancora una punta, anzi due, perché dobbiamo avere anche ovviamente una buona riserva, è quello che ho chiesto anche Ivan, su questo siamo allineati, di avere comunque altri due, tre cambi medi, duttili, per poter mantenere una media dei giocatori in campo ottima. Manca ancora un 2003, 1/2 2003, uno sta arrivando, arriva domani, un ottimo giocatore, altri due però per essere sicuri di avere sempre in campo la quota. Il Prato vuol vincere il campionato, perché insomma i ripescaggi di Lucchese, Pistoiese, Siena di fatto hanno tolto tante di possibili antagonisti, il Prato potrebbe anche cominciare a sognare. Siamo all'inizio, non abbiamo neanche chiuso definitivamente la squadra, lo sai che a me non piace fare proclami, per cui adesso non penso a vincere il campionato, penso a mettere giù una squadra ben fatta, con come ho sempre detto, un gioco divertente. Dobbiamo lavorare, vediamo in che girone capiteremo, sicuramente c'è ancora l'Arezzo, vediamo se capiteremo comunque con l'Arezzo o no, e comunque è una squadra retrocessa, peraltro li conosco bene, non sarà facile. Dopo le prime 10-12 giornate cerchiamo di capire e capire anche come giocano gli altri, che squadre competitive e con chi capitiamo. Siamo qua nel manto verde di Pieve Pelago, ed è uno spettacolo davvero. Lungo Bisenzio, ci sei tornato, l'hai visitato, però siamo ancora un po' indietro. Quindi fino a ottobre-novembre il Prato dove giocherà? Allora, tu continui a insistere con questo ottobre-novembre, con novembre specialmente, su questo ci siamo giocati un pranzo. No, secondo me entreremo prima, il tema è soltanto quello della tribuna, stiamo cercando di dialogare continuamente con l'amministrazione comunale per far sì che si possa entrare il prima possibile sulla tribuna. Io mi auguro che per fine settembre l'impianto possa essere consegnato, al netto della tribuna coperta, poi capiremo. Il Prato dove giocherà? Abbiamo due o tre opzioni, mi farebbe molto piacere se, come mi auguro, fosse omologato per metà agosto il campo della Sestese, che ha fatto un bellissimo impianto. Abbiamo già un dialogo, però dobbiamo aspettare l'ufficialità, e inoltre sarebbe anche ottimo per i tifosi, perché comunque un po' di capienza là, adesso a prescindere che la FIGC allargherà al 50% con tampone o manterrà comunque al 25%, è meglio di giocare a porte chiuse. Campagna abbonamenti, perché c'è una voglia matta di fare l'abbonamento, di tornare a tifare per il Prato. È perché c'era un tifo latente che è rimasto fermo da diversi anni. Allora, la campagna abbonamenti ci sarà, e se ci sarà, quali novità porterà? Allora, guarda, la campagna abbonamenti probabilmente inizierà dopo la metà di agosto, perché dobbiamo essere tranquilli sull'ingresso. Ovviamente inizierà sicuramente per tutta la parte delle, chiamiamola la curva, per cui la parte scoperta, che è poi quella che interessa un po' più i tifosi anche che verranno domani. Dobbiamo capire bene la capienza, non possiamo aprire la campagna finché la FIGC non esce col comunicato sulla capienza, perché chiaramente non sappiamo se mettere in vendita il 25 o il 50, a meno che non iniziamo con una prevendita del 25 per poi allargarla al 50. Adesso ci stiamo sentendo anche con la Lega, anche per cercare di fare qualcosa di coordinato, avere una copertura da parte della Lega. Comunque
parliamo di dopo la metà di agosto, metteremo in vendita almeno quell'area là. Mi auguro poi di poter fare una serie di altri discorsi con la tribuna coperta. Stiamo ultimando la presentazione della parte anche tribuna coperta, marketing e sponsorizzazione, perché con grande interesse molte aziende ci hanno cominciato a chiamare e abbiamo proprio oggi rimodulato una parte di marketing, per cui saremo pronti per la metà di agosto anche ad andare dalle aziende e presentare che tipo di visibilità proporre. Per chiudere, Presidente, cosa chiedi ai tuoi ragazzi e alla tua squadra? Hai aperto la porta dello spogliatoio, sei entrato dentro, l'hai guardati ad uno negli occhi e gli hai chiesto cosa? Guarda, proprio ieri è accaduto. Gli ho detto che questa per loro è una grande opportunità, che il Prato è una grande piazza, tornerà il tifo, per cui mi auguro che sarà molto difficile per i nostri avversari giocare a casa nostra. E questo è il fattore campo, grazie ai tifosi potrebbe essere un piccolo elemento in più, che ognuno di loro giorno dopo giorno è padrone del suo destino e come me, come te, come tutti quelli che hanno fatto un percorso nella loro vita, a prescindere da dove sono arrivati, si sono dovuti guadagnare ogni piccolo passo. Ecco, quello che ho chiesto ai ragazzi è di entrare in campo ogni volta quando vengono a calpestare l'erba, giocare al massimo del loro potenziale, senza lasciare mai nulla al caso, e devo dire che Gigi questo è anche un insegnamento che gli sta dando, e la loro opportunità e il loro futuro se lo giocano stando attaccati alla maglia del Prato, perché se lotti fino all'ultimo vedrai che i risultati li ottieni, anche personali. Chiudiamo l'intervista, questa che poi è un'intervista molto importante, la prima su un campo di gioco con un Forza Prato, perché ci sta bene e sicuramente dovrà essere il mantra di tutti i tifosi, perché quest'anno c'è da stare vicino a questi ragazzi. Assolutamente sì, Forza Prato.